Buonasera, buonasera a voi tutti. Stiamo cominciando una nuova conferenza per Festa di Scienza e Filosofia. Il titolo dell'incontro di questa sera è Scienza e arte, le formule e i materiali della bellezza. Quindi andremo con due ospiti illustri che sono il professor Claudio Pettinari e Alessandro Del Priori ad esplorare i territori abitati da cultura scientifica e umanistica, cercando di analizzare le relazioni nel presente, ma anche ancorandoci al percorso antecedente, al passato, e lanciando forse uno sguardo sul futuro. Sarà un incontro dialogato tra questi due illustri ospiti, che sono anche abituati a lavorare in team e a interloquire in maniera feconda, e ci dimostreranno anche attraverso questa narrazione così interessante e affascinante quanto due settori, che sono quello scientifico e la cultura umanistica ed artistica, sono in realtà in profonda correlazione, laddove l'uomo possa riuscire a superare quello che è un oiato più teorico, intellettuale e più legato forse alle nostre modalità di approccio e di studio a questi ambiti del sapere, che non alla realtà concreta che è fatta di esperienze e problemi che non hanno frontiere. Non hanno frontiere tra le discipline, non hanno frontiere tra steccati accademici o tra materie di studio. Quindi abbiamo con noi il professor Claudio Pettinari, che è un docente del settore scientifico, un docente di chimica, vero professor Pettinari? Sì, sono professore di chimica, chimica generale inorganica con grande passione per l'arte, una passione diciamo un po' da, non da esperto, ma da amante della bellezza. Da amante della bellezza e altrettanto amante della bellezza è sicuramente anche il professor Alessandro Del Priori, che è anche storico dell'arte. Entrambi lavorano all'Università di Camerino, il professor Pettinari è anche rettore dell'università. Professor Del Priori, che ci dice di lei? Ma appunto, io sono uno storico dell'arte, ho studiato da sempre arte, diciamo, dell'Italia centrale tra Medioevo e Rinascimento, e mi è capitato l'occasione di conoscere Claudio, che non è vero che è un amatore, ne sa più di me, e quindi spesso abbiamo fatto questi incontri in cui io imparo tantissime cose sulla chimica e io spero di poter lasciare qualcosa di storia dell'arte. Sì, sono docente a contratto di Unicam, proprio al corso di tecnologie innovative per i beni culturali che sta a Ascoli e che è veramente un piccolo fiore all'occhiello dell'università. Molto bene, allora vedremo insieme attraverso questo tipo di dialogo così interessante tra due professionisti che pur in ambiti diversi hanno trovato una profonda intesa, come dovrebbe avvenire in tutti i team che sono fortemente interdisciplinari se vogliono portare a nuovi approdi, a innovazioni o anche a nuove visioni. Beh, stasera credo che per tutti noi che potremo ascoltare in diretta, se siamo ora in collegamento, oppure in replica, perché questa conferenza sarà visibile in tutti i canali di Festa di Scienza e Filosofia su YouTube e anche sul canale di Facebook, sulla pagina di Scienza e Filosofia. Ecco, potremo sentire questo interessante dialogo. E per quanto riguarda me, che invece appartengo al mondo dell'educazione, faccio la preside di un liceo che sta proprio qui di fronte alla zona in cui sono, perché ognuno di noi in questo momento è in uno spazio fisico diverso, ma la tecnologia ci mette in connessione. Il professor Del Priori è a Braccano, il professor Claudio Pettinari è all'interno dell'Università di Camerino, io sono dentro al laboratorio di scienze sperimentali e ho di fronte il mio liceo, che sta proprio dall'altro lato della strada, che è anche un liceo scientifico e anche un liceo artistico. Quindi sono particolarmente interessata ad ascoltare questo dialogo così serrato e che sicuramente ha avuto già altri elementi di confronto tra i due esperti e che mi richiama fortemente, per il mio percorso invece personale di approfondimento, la pluralità delle intelligenze di Gardner o anche la mano destra e la mano sinistra di Brunner, le separazioni fra mondi, culture e anche modi di pensare, quindi l'approccio scientifico, l'approccio umanistico, quello artistico, e le modalità del pensiero di sostenere questi approdi.
sono in realtà una separazione solo se noi mettiamo questo tipo di lente che rappresenta uno iato, una schisi naturale, direbbe qualcuno, perché né Dante, né Galileo, né Leonardo, né Michelangelo, abbiamo anche visto da poco uno sceneggiato televisivo abbastanza discutibile, che però no, faceva vedere questo grande protagonista Leonardo da Vinci, che era insieme artista e scienziato, né nei tempi più recenti Einstein, né il professor Pettinari, che si occupa di chimica ma ha passione per l'arte, né il professor Del Priori, che si occupa di arte ma deve avere le tecnologie, mi pare di aver capito, sono da supporto al percorso di ricerca in ambito artistico. Ecco, stasera, dando per primo la parola al professor Pettinari, ma assistendo sicuramente a un dialogo interessante e serrato tra i due esperti, cercheremo di avvicinarci a questo affascinante percorso. Grazie. Grazie, professoressa. Prendo la parola. Non la sentiamo. Prego, buon inizio. Grazie. Non so se si può vedere la presentazione. Io l'ho condivisa. Se è possibile lanciarla. Eccoci qua. Allora, sì, io parto proprio da quelle che sono state le sue considerazioni, perché spesso noi pensiamo a scienza e arte come due mondi divisi, due mondi lontani, incapaci di comunicare. Invece fra questi due mondi c'è un rapporto antico. Entrambe le discipline nascono in epoche diverse, con uno scopo però comune, che è quello di mettere ordine nel caos del mondo. Insomma, arte e scienza sono due modalità diverse per mettere ordine nel caos del mondo. Ed è interessante pensare che fu un chimico, Charles Snow, che con la sua conferenza tenuta a Cambridge proprio mostrò che tipo di divaricazione c'era tra cultura scientifica e cultura umanistica che non ci sarebbe dovuta essere. Ci sono tanti esempi di relazioni strette tra questi due mondi. Abbiamo artisti appassionati di scienza che lo raccontano con la loro prosa, penso a Primo Levi, penso a tanti altri autori che con i loro versi, con i loro dipinti. Abbiamo scienziati che hanno fatto della loro scienza un'opera d'arte. C'è un esempio famoso che è legato proprio alla scienza antica, alla scienza dei greci, in particolare a quella degli atomisti, che pensavano a un mondo fatto di particelle piccolissime, non ulteriormente scindibili, gli atomi. Una scienza con cui viene a contatto poi Lucrezio, che all'inizio del nostro periodo mette in versi latini proprio la scienza che è proposta da Epicuro, 300 anni prima in Grecia. E poi mi piace pensare a questa traduzione greca della parola arte, ars in latino, ma tecne, tecnologia in greco. Il legame tra arte e scienza è sicuramente fortissimo nella pittura. Giotto primeggia nella tecnica dell'affresco. Sappiamo che su un supporto di calce, di sabbia e polvere di marmo posano dei pigmenti di origine minerale e di origine organica. Alcuni ottenuti dalla natura, altri ottenuti artificialmente. L'affresco è un procedimento ben preciso che richiede abilità tecniche, bisogna prevedere l'effetto cromatico dell'intonaco dipinto quando poi sarà asciutto. Sappiamo che non era possibile ritornare su un intonaco dipinto e chi affrescava doveva prevedere esattamente quanto fresco era in grado di dipingere in una giornata e capire quanto ne poteva essere dipinto. E doveva essere non tanto fresco da ostacolare lo scorrimento del pennello, né tanto tirato da impedire questa reazione che vedete qua, che abbiamo indicato in un affresco di Cimabue, che è chiamata carbonatazione. Nella carbonatazione, in questa reazione chimica importantissima, ecco, e che rende praticamente inutile, non più necessario l'utilizzo di leganti, ma che garantisce solidità e stabilità, venivano inglobati sali e pigmenti e le opere mantenevano quel colore necessario.
Ma vorrei tornare a Giotto e tornare al Giotto, diciamo che sicuramente primeggia in questa tecnica che era stata probabilmente già sviluppata dai cretesi, quindi molti anni prima. E con questo passo subito la parola ad Alessandro. Sì, perché in realtà Giotto recupera una tecnica che era andata perduta nel corso del Medioevo romanico e poi, diciamo, della prima parte del Gotico. Cioè, Cimabue, in effetti, quando fa i suoi affreschi, non usa il buon fresco, cioè l'affresco in sé, usa una pittura murale, cioè faceva un intonaco, probabilmente un doppio strato di intonaco, su cui poi metteva dei colori a secco, a latte di calce qualche volta, cioè legando direttamente il pigmento con la calce, oppure utilizzando dei supporti diversi, come per esempio la biacca, su cui poi immagino ritorneremo. Tanto che famoso in tutti i libri di storia dell'arte è l'affresco con la crocifissione di Assisi, che appunto viene chiamato affresco in maniera impropria perché è virato e diventato tutto nero perché la biacca si è riossidata, no? È ossido di piombo che è diventato un altro colore. Ecco, Giotto è il primo che invece utilizza proprio il buon fresco, cioè che dipinge con i pigmenti sull'intonaco che è ancora bagnato. E attraverso la carbonatazione della calce non diventa un muro con il colore sopra, ma proprio è un intonaco colorato, cioè il colore è all'interno del muro vero e proprio. E allora, fa capire come il pittore non è quello che pensiamo noi oggi, no? Quello che gira con il cappello, la tavolozza in mano e la cartellina con gli schizzi, ma era un artefice, un artigiano, era un grande scienziato sotto certi punti di vista, perché effettivamente doveva già immaginare cosa succedeva dopo il suo lavoro. Quando Giotto utilizzava questi colori, chiaramente li metteva sull'intonaco bagnato, e come noi oggi bagniamo una stoffa, bagniamo un oggetto, la rifrazione della luce che attraverso l'acqua colpisce quell'oggetto ce lo fa vedere con un colore diverso, e quindi lui doveva capire esattamente com'era l'effetto alla fine del processo di asciugatura e quindi il processo di carbonatazione. E poi chiaramente sopra poteva mettere delle lamine preziose come le aureole che abbiamo visto d'oro, o come magari qualche altro pigmento che ancora non avevano inventato come poterlo mettere nel buon fresco, come per esempio l'azzurro del cielo, vero Claudio? Sì, beh, se guardiamo Cimabue, nelle opere di Cimabue, molto legate alla tradizione bizantina, il fondo è ancora d'oro, no Alessandro? Il fondo sì, è d'oro, perché è ottenuto, è Giovanni Evangelista. Esatto, ma soprattutto veniva ottenuto battendo una moneta d'oro, giusto? Spesso era una moneta che non era in corso, veniva applicata attraverso un adesivo oleoso. Invece con Giotto il cielo diventa azzurro, ma non solo diventa azzurro, si arricchisce di scienza il cielo, perché guardiamo questo meraviglioso dipinto, questo meraviglioso affresco. La fine dell'estate del 301 è una data estremamente importante per tutto il mondo scientifico e tecnologico, perché diciamo una cometa disegna una lunga traccia nel cielo, e questa cometa che lì vedete in alto nella slide, con questa sua chioma, no, con questo globo assolutamente incandescente, sembra quasi una stella, quella che poi diventerà nei nostri presepi la stella cometa, altro non è che la cometa di Halley, e probabilmente è stata osservata e dipinta da Giotto all'interno dell'affresco nella cappella degli Scrovegni. Però vorrei farvi capire quanto studio ci fosse già da parte di Giotto anche nella scelta delle posizioni all'interno della cappella degli Scrovegni, alla ricerca della luce e della luminosità. Perché se noi andiamo a ricostruire il cammino della luce nella chiesa, e questa è una curiosità assolutamente unica, potremmo notare che la luce che arriva attraverso una finestra all'interno della cappella degli Scrovegni cade sull'affresco della cometa proprio la mattina del giorno di Natale. E quindi questo è un esempio di quanto studio sia stato fatto anche da un punto di vista astronomico. Un effetto come questo era assolutamente suggestivo, soprattutto se si andava a considerare la particolarità diciamo della giornata di Natale e l'atmosfera mistica che circondava
in Natale. Il blu che Giotto utilizza nei suoi affreschi sarà un silicato di sodio e alluminio in forma di cristalli, noto come l'azzurrite. Abbiamo diversi blu che si sono sovrapposti nel tempo, si è passato da un blu assolutamente poco costoso, appunto l'azzurrite, ad un blu prezioso che veniva ricavato macinando dei cristalli chiamati lapislazzuli, che non contenevano rame, ad esempio. Mentre l'azzurrite contiene rame, i lapislazzuli non contenevano rame. E l'estrazione del pigmento azzurro e la preparazione del colore azzurro è stata qualcosa di estremamente difficile e importante nei secoli. Solamente di recente si è scoperto, ad esempio, che esiste un blu che è chiamato blu egizio, proprio perché era stato utilizzato dagli egiziani principalmente, e che viene riprodotto all'interno del palazzo, dell'Accademia dei Lincei a Roma, in quella che è una delle opere oggi più amate. E questo blu egizio che sta all'interno di questo chiostro, di questa meravigliosa stanza, può essere ripreparato oggi con le tecniche che abbiamo, perché siamo in grado di riprodurre con delle tecniche, con delle nanotecnologie, un colore esattamente analogo. Questo semplicemente per dire che il blu è sempre stato un elemento importante, un colore importante, un pigmento importante per tutti i pittori, per tutti gli artisti, ed è su questo che molte volte hanno fatto realmente innovazione. Ma allora, assolutamente, anche perché Giotto a Padova è chiaramente il pittore più importante, proprio in quella fase il pittore più importante di tutto il 300. È lì che lui inventa alcune cose straordinarie, come per esempio il moto degli animi, e cioè è Giotto che aveva ad Assisi inventato in qualche modo la realtà, e poi ve la spiego. A Padova mette anche la realtà umana, cioè mette l'amore, no? La gente che si bacia, mette la tristezza, mette appunto il moto degli animi, la psicologia dei personaggi, e lo fa in un momento fondamentale della storia dell'arte. È il passaggio di un secolo all'altro, è proprio il passaggio vero tra la pittura, che è quella ancora evocativa, che è quella di Cimabue, di Giunta, no? Insomma, di una linea che possiamo dire ancora filo bizantina, verso una pittura che invece diventa mimetica, cioè che guardava l'imitazione del reale. E lo fa a Padova, non per caso. Allora, bisogna fare un ragionamento veloce sul percorso di Giotto. Giotto è un pittore che si forma con Cimabue e con probabilmente Duccio, più o meno, intorno al 1283-85 era a Firenze. Tra l'88 e il 92 cominciano a affrescare tutta la Basilica di San Francesco d'Assisi, e lui comincia presto a lavorare subito a questo cantiere. Forse già nel 1290, nell'estate del 1290, era d'Assisi. E lì per la prima volta mette la pittura che racconta una storia, racconta la realtà. Cioè, gli assisiati nel 1290, San Francesco, forse qualcuno se lo ricordava, era morto nel 1226, erano passati 60 anni, magari non proprio loro, ma magari i loro genitori sicuramente si ricordavano di San Francesco. E rivedere la storia di quella persona che aveva camminato su quelle strade, raccontata come un racconto teatrale sulle pareti di San Francesco, allora significava proprio l'imitazione di una cosa reale, no? Ed è il canto più alto del francescanesimo, è Francesco che prende un bambino, lo mette nel presepe di greccio e lo fa diventare Gesù. Quindi per la prima volta si poteva rivivere una storia, e allora Giotto fa la stessa cosa con la storia di San Francesco. E da qui cambia tutto, cambia proprio il mondo, il modo di concepire l'immagine. Poi va a Rimini, e noi purtroppo di Rimini non abbiamo più nulla, ci è rimasto soltanto un crocifisso, perché gli affreschi di San Francesco, che è appunto il Tempio Malvestiano, sono andati perduti. E poi va a Padova a lavorare per i francescani, senz'altro, ma poi anche per il comune di Padova e soprattutto per Enrico Scrovegni. Allora, quello che diceva Claudio, che le immagini erano studiate, erano in quella posizione perché si studiava proprio
la posizione dell'immagine durante anche le fasi solari e le fasi, diciamo, astronomiche annuali del movimento della Terra e del Sole, ci fa capire come l'opera d'arte non è un oggetto che va messo in un museo o va guardato così per la sua bellezza e basta. Anzi, va capita la funzione di quell'opera d'arte, va capito che l'artista ha costruito, ha dipinto, scolpito o insomma tutte le tecniche per una funzione vera e propria. È proprio Giotto che utilizza la cappella di Scrovegni per raccontare la gloria di Cristo, della Madonna, ma soprattutto anche di quella di Enrico. Cioè, lì c'era un piccolo problema di usura, cioè Enrico Scrovegni c'aveva il padre che probabilmente era usuraio, comunque accusato d'usura, e quindi ha speso un sacco di soldi, dei proventi, diciamo, probabilmente poco leciti per pulirsi l'anima. E infatti nel Giudizio Universale, in fondo, che è una delle opere più belle in assoluto del 300 probabilmente in Europa, allora lui praticamente offre quel sacello con tutti gli affreschi dentro già fatti, costruito a Cristo, per dire: va bene, babbo faceva l'usuraio, ma guardate qui che bella cosa che ho fatto io. Ecco, allora la funzione poi di quelle immagini sono anche appunto funzioni che sono umane, terrene. Ricostruire quello vuol dire ricontestualizzare l'opera d'arte e farla diventare ancora parlante, non soltanto un'opera da vedere in un museo. Ecco, per questo la tecnologia oggi ci dà una grande mano. Grazie Ale. Beh, sicuramente un innovatore nel 500, e la tecnica dell'affresco cambierà rispetto al 300 in maniera importante, come cambia rispetto a tutto ciò che era stato fatto prima. Sicuramente un innovatore è Michelangelo. Anche Michelangelo, che in realtà non amava tantissimo la pittura, sappiamo che probabilmente... Anzi, Bramante gli fece uno scherzo, cercando di fare un dispetto nel volergli fare assegnare da parte del Papa proprio l'impresa della Cappella Sistina, perché volevano metterlo alla prova per far risaltare ancora di più la bravura di Raffaello. Ma lui a un certo punto accetta la sfida e riuscirà a primeggiare nell'affresco. E prima di iniziare a frescare la Cappella Sistina, Michelangelo capisce che se la deve vedere con l'intonaco, e capisce che l'intonaco che sta utilizzando può essere, diciamo, sottoposto a degrado, e quindi ancora una volta cerca di innovare nel settore dei materiali. Decide di non affidarsi a quello che era l'impasto tradizionale fiorentino, che era fatto di calce e sabbia, e per innovare sapete che fa? Sceglie un nuovo impasto a base di calce e un materiale di origine vulcanica che veniva da Pozzuoli, da Pozzolana. I primi esperimenti furono assolutamente, da un punto di vista tecnologico, un grande disastro. Michelangelo, da scarso chimico, inizialmente sbaglia completamente le proporzioni e parte del lavoro, dopo un po', inizia immediatamente ad ammuffire. Per fortuna, però, l'artista, diciamo, non si demoralizza, continua ad insistere con la sua idea, aggiusta il tiro e alla fine trova le proporzioni giuste che rendono l'affresco della Cappella Sistina, lo sappiamo, non solo uno dei più belli della storia, ma anche probabilmente uno dei migliori dal punto di vista tecnico. Ma sì, non solo, ma qui cambia anche proprio il ruolo dell'artista. Diciamo, nelle botteghe tra 300 e 400, noi immaginiamo, insomma, queste botteghe piene di gente, sono documentati anche aiutanti, allievi. Pensiamo a Francesco Squarcione a Padova, che praticamente adottava tutti i suoi allievi per pagare poi meno anche le tasse, per una questione, diciamo, economica, ma vuol dire che c'erano tantissimi allievi. Michelangelo, ce lo racconta Vasari, è il primo più o meno che incarna l'ideale neoplatonico del pittore come in qualche modo specchio della bellezza divina. Cioè, il neoplatonismo, in grandi linee, dice che nell'iperuranio, che sarebbe il paradiso, cioè il demiurgo, che sarebbe Dio, che lancia sulla terra le sue idee creando la realtà, e quindi l'idea di albero, l'idea di natura, nient'altro è che la proiezione divina di un oggetto che è appunto nella sua mente, no? Allora, il pittore in quel momento diventa il braccio di questo, perché con l'imitazione del reale, proprio con la storia che era cominciata con Giotto e che finisce in qualche modo con Michelangelo, perché poi cambia tutto, no, l'imitazione del reale, la mimesi, l'estetica della bellezza rinascimentale, significa che il pittore nient'altro che prende le stesse idee di Dio e poi le mette sulla tavola, sull'affresco
o sulla scultura. È proprio con questo affresco cambia l'idea, il concetto di artista, da artigiano a artifex divino, verrebbe da dire. Allora che cosa succede? Succede che Vasari ci racconta, un po' romanzando questa storia, perché a lui serviva che Michelangelo diventasse l'abbraccio di Dio per il suo piano dell'opera, e ci dice che quando arriva a Roma lui aveva degli allievi, e ne cita 5, erano allievi di un suo amico, insomma, che stavano nella stessa bottega, che si chiama Francesco Granacci, poi c'era Aristotele da San Gallo, un certo Indaco, e via così. Jacopo di Sandro e quant'altri. Allora, a un certo punto cominciano a fare queste affresche, appunto mettono la pozzolana, chiaramente essendo una roccia di origine vulcanica, a contatto con l'acqua fa delle fluorescenze saline, vero Claudio, se non sbaglio? Ecco, fa delle fluorescenze saline, e quindi appunto questi affreschi muffivano tutti. Allora lui cosa fa? Entra in Cappella Sistina di notte, prende lo scalpello e abbatte tutti gli affreschi fatti dagli allievi e li tiene fuori dalla porta. E Vasari ci dice che questi bussavano alla porta e lui invece li caccia via, a quel punto fa tutto da solo. Ora, immaginare che una metratura così grande di affreschi come quella della Cappella Sistina sia stata fatta tutta da solo da Michelangelo è un po' difficile. Qualcuno che macinava i colori, qualcuno che preparava qualche parte, insomma, ci sarà stato. Però è vero che dall'inizio del cantiere alla fine del cantiere, le giornate che ci ha spiegato prima Claudio, prima erano molto più piccole, poi alla fine fa giornate anche 2 o 3 metri quadri. Quindi vuol dire che aveva acquisito una tecnica, una sicurezza nell'affresco che era velocissima. E pensate che Michelangelo, che è uno dei più grandi artisti, forse il più grande pittore del Cinquecento, verrebbe da dire, poi insomma Raffaello è un'altra questione, lui il pittore non lo voleva fare. Anzi, proprio litigava con Giulio II, il Papa, committente di quest'opera, perché lui proprio non voleva fare questo, voleva fare le sculture della tomba di Giulio II. Ora, al di là della parte scaramantica che Giulio avrà detto, ma prima fa gli affreschi e poi la tomba, ci avremmo tempo per pensarci, ma c'era una questione proprio anche di volontà politica, perché tutta la Cappella Sistina è l'esaltazione, diciamo, della cultura neoplatonica, che stava alla base anche della parte teologica di Giulio II. Allora, due piccoli aneddoti che si possono raccontare. Per Bramante, che a un certo punto, che era l'architetto che stava facendo San Pietro, ricostruisce i ponteggi per la Sistina. E dice, allora, facciamo così, facciamo un tavolato che verrà legato al tetto con dei buchi e così tu sei visto. Bravissimo! Esatto. E Michelangelo dice, no, vabbè, dopo vai su tu quando io finito gli affreschi a tappare i buchi. Quindi, insomma, lui fa un ponteggio autoportante che si basava con delle buche pontaglie ai lati e una centinatura rotonda. Tra l'altro, le buche pontaglie che sono state ritrovate, e dentro uno dei buchi hanno trovato un mazzo di carte. Quindi, evidentemente, gli operai che stavano lavorando allo smontaggio dei ponteggi stavano giocando a carte, passa il capomastro, buttano le carte dentro il buco e lo attappano per non farsi scoprire ancora nel 1512 o giù di lì. Michelangelo stava andando molto piano con questi affreschi, perché appunto, insomma, c'erano stati problemi anche tecnici, e Giulio II scalpitava. A un certo punto Paride de Grassis, che è il cerimoniere pontificio, appunta sul suo diario che il Papa va la notte di Natale del 1510 in Cappella Sistina a celebrare la messa, ma chissà che sia andato più per vedere gli affreschi di Michelangelo metà fatti piuttosto che per celebrare la messa. E poi a Michelangelo quel giorno gli disse, se non finisci tutto io vengo e ti tiro giù dei ponteggi. Quindi insomma era un papa piuttosto irruento. Sì. Sembra che a un certo punto Michelangelo scriva o dica che mi sa che Bramante non mi vuole tanto bene, o non mi vuole tanto bene, oppure non ci capisce nulla di ponteggi. Questa è esatto. Beh, ma no, non gli voleva bene affatto, anzi gli voleva bene per nulla. Da un Michelangelo Buonarroti passiamo a un Michelangelo Merisi, che è un altro precursore della modernità. Lui è noto per la fedeltà al reale, poi questo lo dirai tu Alessandro, ma soprattutto è noto oramai ed è amato per l'assoluta intensità della luce, particolare, nuova rispetto a tutto quello che c'è stato precedentemente. Questo artista barocco assolutamente geniale, in anticipo rispetto ai tempi,
e praticamente possiamo dire che utilizzasse tecniche fotografiche due secoli prima dell'invenzione formale della fotografia. Alcuni ricercatori sostengono che Michelangelo Merisi, il nostro Caravaggio, avesse proprio trasformato il suo studio in una sorta di grande camera oscura, dove metteva i modelli che, illuminati grazie a un foro nel soffitto da cui filtrava la luce, poi diciamo venivano proiettate queste immagini su tela attraverso una lente e uno specchio. Le ultime ricerche addirittura indicano che Caravaggio usasse sostanze chimiche che trasformavano queste tele proprio in piccole e primitive pellicole impressionabili. La preparazione che usava era composta infatti da diversi elementi molto sensibili alla luce, probabilmente anche a base di mercurio. E lui, nell'oscurità quasi totale, nel tempo che aveva a disposizione, abbozzava un'immagine che veniva proiettata sulla tela e che chiaramente poi nella notte, anche per uno spostamento di specchi, poteva avere dimensioni e misure particolarmente errate, che poi si riflettevano in errori che ritroviamo forse in alcuni suoi dipinti: bracci rovesciati piuttosto che braccio destro davanti più piccolo del braccio sinistro dietro, e così via. Secondo alcuni, l'impiego di questi sistemi ottici proprio ha lasciato tracce evidenti nelle opere del pittore, e soprattutto anche perché c'era una grande difficoltà nel mettere a fuoco ogni volta l'immagine. Il pittore doveva continuamente spostarsi e doveva continuamente spostare la lente, proprio perché non c'era quella necessità di profondità e di campo che oggi hanno le lenti e che allora non avevano. Il Caravaggio scienziato si legge anche in opere come questa, come la decollazione del Giovanni Battista. L'artista in pratica che cosa fa? Con questo dipinto costruisce un'opera in movimento. Se andiamo a osservare questo dipinto nella collocazione originaria, che è nella cattedrale di San Giovanni alla Valletta, un po' come era avvenuto per l'opera di Giotto lì a Padova, nella cappella degli Scrovegni, con il passare delle ore la luce colpisce a turno i personaggi e ne illumina uno per volta nell'arco della giornata, e quando lo illumina è come se lui fosse il protagonista principale. Ma poi Caravaggio è abbastanza noto a tutti perché questo suo bianco intenso è dovuto all'uso della biacca, una sostanza colorante bianca, carbonato basico di piombo, molto utilizzata in passato come pigmento base per le vernici a olio, che però è velenosa e che è soggetta all'annerimento per azione di una sostanza che in chimica chiamiamo acido solfurico, solfuro di idrogeno, idrogeno solforato. E oggi la biacca diciamo utilizzata da Caravaggio è stata sostituita da un'altra biacca di zinco e da un bianco di titanio. È stata a lungo utilizzata proprio per la fabbricazione di polveri e creme cosmetiche ed era nota dall'antichità. Le analisi stratigrafiche che vengono condotte su questi dipinti rilevano sulle opere di Caravaggio proprio la stesura di una o più mani di imprimitura, come cariche che venivano messe una sull'altra da Caravaggio utilizzando, diciamo, diverse sostanze. E passo a te la parola su Caravaggio, Ale, perché Credo che ci sia molto da dire sia sulla sua rappresentazione della realtà e poi sul fatto che oggi possiamo raccontarlo anche con le opere che non abbiamo più. Sì, Caravaggio, diciamo che probabilmente è il pittore più studiato, più celebrato dei nostri tempi. Ogni volta che esce un Caravaggio nuovo, vero o falso che sia, c'è la notizia sui giornali. Adesso, ultimamente proprio se ne è scoperto uno a Madrid, in asta, che ha fatto grande scalpore, e non credo che vi interessi, ma se volete sapere la mia, quello per me è Caravaggio assolutamente certo, cioè è veramente un'opera di qualità altissima. E allora abbiamo tantissimi dati su di lui, ma la narrazione che spesso viene fatta su questo pittore è una narrazione più giornalistica che non scientifica, a parte insomma dei grandi studiosi che se ne occupano in maniera straordinaria. Ma il punto vero è che ci viene sempre raccontato che Caravaggio racconta la realtà, che Caravaggio è il pittore del reale,
e nulla è più sbagliato. Cioè Caravaggio è un pittore che comincia a lavorare nell'ultimo decennio del Cinquecento e finisce nel 1610, quando purtroppo la mattina del 10 maggio viene trovato morto sulla spiaggia di Porto d'Ercole. E non è un pittore della Carracci, sono gli stessi anni poi di Pietro da Cortona, cioè veramente è la grande epopea barocca che stava nascendo. Era appena finita la crisi della maniera, cioè era appena tramontato l'ultimo barlume, il Rinascimento stava cominciando una storia nuova, grazie anche, diciamolo, al lavoro di un Papa Marchigiano, no? Sisto V, che ha voluto rinnovare praticamente tutta Roma tra l'85 e il 90. Ecco, in quella grande cultura è chiaro che la pittura della realtà è una pittura completamente diversa di quella che fa Caravaggio. Caravaggio cosa fa? Fa il teatro. Cioè, se il Rinascimento è realtà, il barocco è teatro. E allora questa tecnica che lui utilizzava di illuminare con quelli che oggi noi chiameremo occhi di bue, no? Le luci che vanno a colpire alcune parti delle forme, alcune parti dei personaggi, alcune scene particolari, nient'altro è che un teatro sacro qualche volta, un teatro che dava appunto questa sensazione di naturalismo, perché è un teatro vivo, un teatro con attori veri che probabilmente lui metteva su un palco che poi li poteva ritrarre. Ecco, l'utilizzo della bianca per lui è fondamentale, perché chiaramente questo bianco così forte, così resistente, dava modo alla luce di essere colpito e di rivelarsi in maniera più forte. Perché dico resistente? Perché noi vediamo questi dipinti di Caravaggio tutti scuri con questo bianco molto forte, perché sono passati 400 anni. Chiaramente, insomma, i pigmenti, soprattutto quelli a base di terra che lui utilizzava su queste preparazioni scure, molto forti, chiaramente un po' si ossidano e un po' perdono la loro forza. Anche perché i restauri che sono passati nel tempo qualche volta hanno sbagliato, perché probabilmente i restauratori tra 7, 8 e 900 erano meno scienziati, meno chimici rispetto a quello che erano i pittori. E allora qualche volta avevano utilizzato delle colle o dei solventi troppo aggressivi o troppo acidi o troppo basici, che hanno lavorato male poi sui pigmenti. L'ossido di piombo, che io chiamo ossido ma è un carbonato basico, giusto? Il carbonato basico di piombo ovviamente è più resistente perché è a base metallica e quindi rimane di più. Allora, oggi possiamo anche ricostruire quello che non c'era. Uno dei grandi frontiere della mia disciplina, della nostra disciplina, della storia dell'arte, è quella di ricostruire il perduto, quello farci capire che cosa era quello che non c'è più. Allora la realtà aumentata oggi ci fa fare grandi cose. E come la realtà aumentata, tramite descrizioni, foto, studi, si possono ricostruire opere che non esistono più. Questa è la Natività con i Santi Lorenzo e Francesco, che era a Palermo, che è il cosiddetto Caravaggio della mafia, un dipinto che è stato rubato alla fine degli anni 60, probabilmente appunto dalla mafia, e non è mai stato più ritrovato. C'è un bellissimo articolo di Sciascia che dice, che chiude, insomma, piccola, diciamo, oggi sarebbe un'amaca, probabilmente, un piccolo editoriale in qualche giornale. Chiude, dice, uno Stato che non sa badare al proprio patrimonio culturale non sa badare a se stesso, e allora meglio vendere tutto e cambiare Stato, in sostanza, perché era appena stato rubato questo dipinto. Oggi noi questo dipinto lo possiamo vedere in qualche modo come era e dov'era, verrebbe da dire, che è una frase un po' abusata, ma che forse rende l'idea, perché appunto grazie a foto e descrizione è stato ricostruito in realtà aumentata, ma in realtà vera, in uno a uno, verrebbe proprio da dire, proprio ricostruito esattamente com'era. Allora, la tecnologia, la scienza a servizio dell'arte serve anche a farci rivivere un passato che non c'è, e il passato, conoscere il passato, serve assolutamente per capire e conoscere anche il futuro, e quindi grazie a queste cose possiamo anche andare avanti con la nostra disciplina. Dal bianco passiamo al giallo, no, Ale? Eh sì. Il giallo sono per Van Gogh vita, gioia d'esistere, una ricerca della felicità. Lui è un uomo martoriato, tormentato, qualcuno dice che era veramente uno straccione chi lo incontrava per strada, no? Vestito male. Oh, sì. Lui insegue nel sole e nella religione la felicità in maniera ossessiva e instancabile. E il colore che ossessiona Van Gogh è il giallo, e utilizza tra l'altro un pigmento, il giallo cromo, di cui si ciba non solo metaforicamente,
perché proprio lo mangia pure. È risaputo che il pittore ingerisce il colore direttamente dal tubetto proprio nel tentativo di assorbirne quanto più possibile gli effetti per acquisire quella felicità che tanto portava ai suoi occhi. E questa ricerca, secondo me, poi si traduce in questa incredibile attività che lui ha, perché parliamo di circa 900 opere di Van Gogh. Io non c'è giorno che non riesco a vedere un'opera nuova in internet di Van Gogh. 1100 disegni. Beh, oggi sicuramente definiremmo diciamo tanto strano quanto assurdo quanto malsano il comportamento di Vincent Van Gogh, ma non è dissimile poi da motivazioni che spingono la gente all'utilizzo di droghe oppure da piaghe come l'abuso di alcol. Quello che mi piace però da chimico, diciamo, definire nell'opera di Van Gogh è il fatto che i suoi girasoli, i più celebri capolavori, abbiano un destino che si sta un pochettino sbiadendo. C'è un fenomeno di degradazione che rischia di spegnere questo colore giallo cromo utilizzato dall'artista nelle opere più riuscite e apprezzate. L'utilizzo da parte di Van Gogh di nuove, luminose, sgargianti tinte ha sicuramente rappresentato una svolta nel mondo della storia dell'arte. L'artista sceglie deliberatamente i colori in grado che trasferiscono emozioni e piuttosto che impiegarli in modo realistico, lui li applica come lui immagina. Qualcuno dice, fra l'altro, che soffrisse di xantopsia, che quindi in realtà vedesse assolutamente tutto giallo. È una novità assolutamente per l'epoca e per tutto ciò che c'era stato in precedenza, perché non sarebbe stato possibile se non ci fossero state le grandi innovazioni dell'industria di pigmenti che si stava producendo nel XIX secolo. Ed è grazie proprio alla vivacità di questa industria di pigmenti, che poi si trasformerà in un'industria farmaceutica, che lui riuscirà a utilizzare colori assolutamente nuovi. Purtroppo questi pigmenti hanno mostrato nel tempo una incredibile reattività agli agenti atmosferici come la luce, la temperatura, l'umidità, e quindi oggi c'è molto lavoro da fare in questo campo proprio per cercare il più possibile di proteggerli dal degrado o comunque di recuperare i colori originali con nuovi pigmenti. A te la parola, Ale. Ma allora, il problema del restauro di opere contemporanea o comunque moderne, in questo modo, insomma, come Van Gogh, una moderna storicizzato, è uno dei grandi problemi anche del restauro. Come si fa a restaurare un'opera di Van Gogh? Che facciamo? Possiamo togliere il giallo e rimetterlo? Claudio, tu che cosa dici? Si può fare tecnicamente? Non lo so. Significa cambiare l'opera, no? Cambiare il dipinto. In un dipinto antico si può anche andare un po' a ricostruire, si può rimettere la materia dove manca, si può ricostruire in qualche modo la visibilità totale dell'oggetto e lasciando canoni di riconoscibilità e reversibilità del restauro si può andare avanti. Certo, sistemare il girasole di Van Gogh, toglierli da questo degrado, significa cambiare l'opera, significa lavorare chimicamente sul pigmento, e questo è uno dei grandi problemi a cui fortunatamente non faccio il restauratore, quindi faccio pensare ad altri, perché io non avrei una soluzione. Magari invece Claudio, che fa il chimico, potrebbe avere qualche soluzione. Però il punto è proprio questo, cioè il restauro, ma anche la fruizione dell'opera d'arte, deve ricostruire il concetto stesso dell'opera quando è stata fatta. Cioè Van Gogh con questo giallo che cosa voleva dire? Dobbiamo entrare un po' nella sua testa, dobbiamo entrare un po' nel suo stile e anche nella sua arte, per capire al fondo insomma, il suo concetto di questo grande giallo. Cioè lui viveva in Provenza,
e il sole. Infatti, no, c'era prima un'immagine, un bellissimo campo di lavanda con questo sole al tramonto meraviglioso, quelle colline, per chi non l'ha vista, insomma, sono colline stupende al tramonto, e quindi effettivamente era vita per lui, no? Il colore giallo così d'oro delle colline della Provenza. E soprattutto viveva in Provenza con Gauguin, di cui Van Gogh era profondamente innamorato, lo scrive, in qualche modo lo scrive, le lettere a Theo, no? Insomma, le lettere che manda il fratello mercante d'arte con cui aveva un rapporto molto intimo. E Gauguin però ogni tanto andava via e quindi partiva. Allora cosa faceva? Van Gogh rimaneva a casa e raccoglieva i girasoli, li metteva nel vaso e dipingeva quei girasoli nel vaso, perché aspettava Gauguin, perché erano i girasoli che lui aveva raccolto per la persona del suo cuore. Ecco, allora, dentro questa immagine, no? Che è un'immagine umanissima, un'immagine meravigliosa, c'è tutta l'arte di questa malinconia infinita che mette Van Gogh nelle sue pitture. E allora quel giallo diventa un giallo di sole, un giallo d'amore, diventa ancora più forte. Allora questo è quello che noi dobbiamo recuperare quando vediamo un dipinto di Van Gogh. Van Gogh, che è stato chiaramente più influente tra i pittori dell'Ottocento e che probabilmente lo sarà anche proprio per tutto il secolo successivo, anche se è vissuto pochissimo, è morto a 37 anni, e magari poi ne riparliamo, perché 37 anni c'è una teoria che, insomma, a me fa piuttosto ridere, ma che è molto importante per la storia dell'arte. Pare che i veri geni muoiono a 37 anni, ma poi ne parliamo a chiosa magari di questo nostro incontro. Ecco, allora, Van Gogh che utilizza la materia per raccontare se stesso, utilizza il colore per raccontare se stesso, 1100 disegni, ma ci hanno insegnato per tanto tempo che lui i dipinti li faceva senza disegno sotto, andava direttamente col colore, con la materia, perché effettivamente la sentiva probabilmente parte della sua anima e parte del suo essere. Allora, in questo modo si capisce anche che Van Gogh non è soltanto bellezza, il pittore maledetto, il pittore il famoso pittore che non era stato apprezzato dai contemporanei, ma che poi le sue opere, appena morto, fanno un sacco di soldi. Non è soltanto questo, anzi, probabilmente non è per niente. Van Gogh Ale, non ti sentiamo. Ale, non ti sentiamo. Ale? Ecco, sì, eccomi. Si è perso un attimo. Stavo appunto dicendo che è un uomo che ricostruisce la parte più bella del suo essere proprio con questa materia, con questo colore, che rappresenta anche il suo amore. Allora, Ale, guarda, io credo che per far sì che le generazioni future possano godere appieno di Van Gogh, la cosa più importante che possiamo fare è risolvere quanto prima il mistero dello sbiadimento dei colori. Cioè, questa è l'unica possibilità, altrimenti sicuramente gli interventi di restauro significheranno modificare un po' quello che è l'opera stessa dell'autore, però è evidente che alcune opere corrono il rischio di non arrivare al secondo secolo del terzo millennio, insomma, questa è un po' la triste realtà. E allora impegniamoci insieme, chi più o meno. Abbiamo ancora, fra l'altro, ecco, qui c'è un altro autore di cui in questi giorni, un altro artista di cui si è parlato molto, perché la professoressa, la dirigente, prima ci ha chiaramente indicato di quanto questa fiction abbia deluso forse, no? Tante persone si aspettavano un Leonardo da Vinci più vicino al reale piuttosto che la vita romanzata che è stata rappresentata, come credo ognuno di noi. Beh, Leonardo da Vinci, artista e scienziato, forse per me è proprio quello che rappresenta l'artista scienziato più di ogni altro. So che tu ami particolarmente Raffaello. Lui è il più versatile genio sicuramente del Rinascimento italiano, è fra i più ammirati e seguiti fra i pittori, soprattutto in Francia. E siccome, fra le altre cose, ecco, questo, siccome abbiamo oggi parlato moltissimo di affresco, la tecnica dell'affresco non era flessibile per il modo di lavorare di Leonardo da Vinci. Lui non poteva immaginare di fare un pezzo di 2 metri per 2 metri in una giornata, insomma, non ci sarebbe mai riuscito. No,
praticamente adottò una tecnica sperimentale che poi sappiamo bene ha causato deterioramenti disastrosi della pittura e che ha reso anche vano ogni tentativo di strappare l'affresco e trasportarlo da un'altra parte. Quindi no, è proprio la sua tecnica. Leonardo non amava la tecnica dell'affresco, la rapidità di esecuzione, dovuta alla necessità di stendere i colori prima che l'intonaco asciughi, e diciamo lo testimoniano tante opere, tanti continui ripensamenti, tante modifiche che vengono fatte da lui nel tempo, no? Sceglie di dipingere su muro praticamente come dipinge su tavola, e i restauri hanno permesso di appurare che Leonardo, dopo aver steso un intonaco estremamente ruvido rispetto a quello che facevano altri, soprattutto nella parte centrale, e aveva steso quella che era stata un'innovazione nel 300, no? Praticamente la sinopia, cioè aver steso un disegno precedente all'opera, lavorò proprio con una tecnica tipica della pittura su tavola, con una preparazione che era composta, e qui lo dico da un punto di vista tecnico, c'era un sottile strato di biacca, appunto, ricordiamo che era questo acetato carbonato basico di piombo, che doveva far risaltare gli effetti luminosi, e poi venivano stesi i colori a secco, che erano composti da una tempera grassa realizzata probabilmente con delle emulsioni che utilizzavano olio e oli fluidificanti, giusto per far capire che in realtà c'era già una ricetta chimica dietro la scelta dei materiali da utilizzare per le sue opere. Ma sì, allora, che lui fosse uno scienziato, insomma, lo sappiamo dai suoi scritti, e lo diceva anche lui stesso. Sì, devo dire che effettivamente più facciamo questa cosa insieme, Claudio, più mi convinci che forse è vero pittore scienziato di Leonardo, ma io tifo ancora Raffaello per questioni anche di partigianeria, perché l'ho studiato a fondo e ho anche pubblicato qualcosa. Quindi, allora, in realtà Leonardo che cosa fa? Cambia proprio anche e porta a Firenze la pittura a olio in qualche modo. C'è un dipinto che è il Battesimo dei San Salvi, che lui fa insieme al suo maestro che era Andrea del Verrocchio, che si riconoscono le parti dell'uno e le parti dell'altro, perché Andrea del Verrocchio, che è un pittore che è tutto quattrocentesco, stupendo, ma che lavora proprio come ancora le botteghe del Quattrocento, dipinge a tempera. Le parti di Leonardo sono ripassate sopra olio. E quindi non soltanto nelle sue opere, ma proprio nelle opere che fa con qualcun altro, cambia stile e cambia tecnica. E è chiaro che l'affresco non lo sa fare, quantomeno non lo vuole fare, perché il suo modo di dipingere è più legato a quel mondo, diciamo, della pittura a olio piuttosto che ad altri. Anche perché, no, ecco, butto la mano nel garofano, tutti quei trapassi di luce a tempera sono troppo difficili da fare, perché è un pigmento a base d'acqua che non è traslucido, e non è trasparente, e invece l'olio è trasparente, e quindi le virature contrapposte di olio creano questi effetti luministici che sono, diciamo, stilisticamente l'invenzione più importante di Leonardo, no? Si chiama avvolgimento atmosferico, è come se l'aria circoli all'interno del dipinto, come se queste figure uscissero fuori dalla tavola e venissero incontro a noi. È lo stesso motivo per cui i giapponesi che stanno al Louvre guardano la Gioconda avanti e dietro, perché sembra che ci segua con lo sguardo. Non è così, è che appunto l'avvolgimento atmosferico è quello che fa uscire fuori le figure dalle tavole. Ecco, Leonardo era consapevole di questo, tanto che quando lui si presenta, lui a un certo punto scrive il curriculum, va a fare un colloquio di lavoro a Milano, Ludovico il Moro, e gli manda una bella lettera con il suo curriculum vitae. Allora, caro Ludovico, io mi chiamo Leonardo, vengo dalla Toscana, sono stato allievo di Verrocchio, eccetera, eccetera, so fare 10 cose. E quindi, in queste 10 cose c'era l'architetto, sa fare le armi, so fare le mura, so fare i lavori idraulici, so fare i lavori di scienza, so fare praticamente tutto. All'ultimo posto c'è scritto: so anche dipingere molto bene dal vero, cioè alla fine faccio anche l'artista. Quindi il suo essere scienziato, il suo essere uomo di tecnica, lui era assolutamente consapevole, e infatti si vede proprio in queste opere. Ecco, il Cenacolo, l'ultima cena, forse è un esperimento sbagliato, e gli scienziati
chissà quante volte hanno sbagliato, vero Claudio? Che poi hanno fatto anche grandi cose con gli sbagli, ma qualche volta hanno fatto cose non proprio funzionali, come in questo caso. Sì, ma lascio a te la parola perché hai introdotto Raffaello, poi stavolta faccio io da contraltare. Va bene, volentieri. Allora, Raffaello perché è più grande artista scienziato? Perché sapeva fare tutto. Raffaello è uno che nasce a Urbino, tra l'altro nasce e muore lo stesso giorno, il 6 aprile 1483, la nascita, 1520 la morte. Dipingeva olio come nessun altro ha mai fatto nella storia. Come teneva il pennello lui, nessun altro ci è riuscito. Disegnava come nessun altro c'era riuscito, anzi, probabilmente la sua fama è a 17 anni veniva chiamato Illustris Raphael, a 17 anni nei documenti, e considerate che si diventava maggiorenne a 25, a 17 anni era già Illustris Raphael, perché probabilmente era famoso per i disegni, tanto è vero che Pinturicchio lo utilizzava per i disegni e Perugino, giovanissimo, forse a 14 anni già lo utilizzava per i disegni, e tanti suoi amici, pittori magari minori, Cesarino del Rocchetto, che era anche uno scultore, Eusebio da San Giorgio, Domenico Alfani, proprio chiedevano dei suoi disegni per dipingere. I suoi disegni lui si riscambiava con uno che era Albrecht Dürer, cioè con cui ci sono delle lettere su cui loro scambiavano idee e disegni stessi. Quindi diciamo era un disegnatore, un artista straordinario. Ma perché grande scienziato? Perché faceva anche l'architetto. E faceva forse anche lo scultore, quantomeno non ha scolpito mai niente, ma aveva lasciato disegni appunto per delle sculture. Era l'artista completo, il genio vero del Rinascimento. Tutto questo a un'età giovanissima. È morto a 37 anni. Ecco, e allora nelle stanze vaticane, e qui vediamo la scuola di Atene, mette una impaginazione scenica strepitosa, probabilmente che rifletteva le idee di Bramante per la Basilica di San Pietro, che in quegli anni, qui siamo tra 1508 e 1510, ovviamente questa scena è stata fatta alla fine del 1509, e in quegli anni Bramante stava facendo la parte centrale della nuova San Pietro, che non vedrà mai conclusa perché morì prima anche Raffaello, che gli subentrò come architetto alla morte di Bramante. Allora appunto in questa scena si capisce tutta l'idea sua tra teoria dell'alto e teoria del basso, no? Aristotele e Platone, che probabilmente sono arte e scienza che discutono insieme dentro la scuola d'Atene, e Aristotele lo dice, no? Platone lo dice e guarda verso l'alto, indica verso l'alto, probabilmente indica anzi anche quell'architettura. E quindi è lì Raffaello che spiega tutto in questo affresco straordinario. Spiega tutto e spiega anche Michelangelo, vero Claudio? Sì, un po' hai anticipato quella che è la chiusura, perché chiudiamo con questa slide e ci fermiamo proprio su questa immagine, perché a Roma, in Vaticano, dipinge questa che è la famosissima, no? Cioè, quale ricercatore non mette questa immagine in una delle sue presentazioni, insomma, sia esso chimico, fisico, matematico. Ma anche storico dell'arte. O anche uno storico dell'arte, perché è chiaro che la scuola di Atene è esattamente un inno alla conoscenza. Credo che sia giusto chiudere con questo, perché il rapporto fra arte e scienza è, secondo me, rappresentato da questo dipinto. Qui si celebra la verità terrena, la filosofia. Hai detto giustamente che al centro ci sono Aristotele e Platone, e quest'ultimo con il volto di Leonardo, chi indica verso l'alto e no, e chi indica verso il basso. Ma anche la scienza. Nel quadro puoi notare che c'è Eraclito con il volto di Michelangelo, e siccome con Michelangelo ce l'avevano, gli lasciano i famosi scarponi che lui non si toglieva mai, insomma, no? Ed Euclide con il volto di Bramante. Raffaello, fra l'altro, e questo è estremamente importante, in questo dipinto è immortale anche se stesso, perché questo dipinto è una dimostrazione reale, concreta, di quanto Raffaello conosca bene a quel tempo non solamente i grandi della pittura, ma conosce esattamente anche i grandi della cultura scientifica.
e conosce la storia, conosce il passato e riconosce il ruolo che ha la geometria nel definire la grandezza del passato. E ha chiaro chi sono i grandi del presente. E Raffaello, forse Raffaello Sanzio, Santi, figlio di Giovanni Santi, sa anche che lui è parte di questa comunità di grandi, di persone che con la scienza e con l'arte hanno fatto crescere il nostro mondo. Assolutamente, io credo che lui ne fosse consapevole e incarna davvero il pittore neoplatonico come era stato Michelangelo proprio in quegli anni. Allora, dobbiamo immaginare che cos'era Roma in quel 1510, dove Bramante faceva San Pietro, ma dove Raffaello e Michelangelo dialogavano con gli affreschi forse più belli della nostra storia occidentale, cioè la Cappella Sistina e le stanze vaticane, no? Capite veramente la straordinaria stagione che fu quello, tanto che l'arte non fu più la stessa, fu proprio una sorta di rivoluzione vera e propria. Allora, Raffaello muore a 37 anni, adesso tanto per finire, ma tanto quell'età come Van Gogh. Eh sì, fortunatamente, perché che succede? Che c'è una teoria che dice che la Luna è nella stessa posizione di quando siamo nati dopo 18 anni e 6 mesi. Quindi dopo 18 anni e 6 mesi c'è il vero genio, sì, c'è l'Epifania, viene fuori il vero genio. Dopo altri 18 anni e 6 mesi, 37 anni, il vero genio muore perché ha finito il suo corso. Allora Van Gogh, Lord Byron, Wagner, Raffaello, Leopardi, sono tutte persone che muoiono 37 anni più o meno. E allora, io ho pensato 18 anni e 6 mesi cosa stavo facendo, e infatti l'ho passato indenni i 37 e va così. Ma al di là di questo, serviva proprio per far capire la genialità di questo artista che si basa su un punto fondamentale, e lo dice Vasari. Vasari ci dice che lui divenne grande per il tanto studio. Allora, Michelangelo divenne grande perché era Dio che gli aveva dato l'arte, Raffaello divenne grande per il tanto studio. Allora è la conoscenza che era la base, probabilmente il più grande artista, il più grande scienziato artista, il più grande architetto, chiamatelo come volete, della nostra storia occidentale, è proprio la conoscenza. Allora io spero che in questa oretta in cui noi abbiamo dialogato, io mi diverto sempre un sacco, Claudio, perché veramente... mi stupisco sempre che come un chimico mi possa insegnare così tanto di storia dell'arte. Io spero che in questo letto abbiamo fatto capire che se c'è un futuro proprio per il tanto studio e per la conoscenza, perché è la base di ogni grande scoperta e di grande passo avanti dell'umanità, ok, ma anche del nostro piccolo essere. Sì, credo che sia stata un'oretta veramente molto molto avvincente, molto carina. Si sente il feeling tra i due docenti universitari, tra un rettore e un professore che sono abituati a interagire e che hanno scoperto anche il gusto di approfondire delle spigolature diverse dei loro saperi. Mi è molto piaciuto quel mettere ordine nel caos del mondo, che è un po' forse il tentativo di tutti i nostri percorsi di avvicinamento al sapere, no? Per cui le discipline di studio che rappresentano delle porzioni di sapere, delle parcellizzazioni, e a volte rischiano di rinchiuderci in degli steccati, in degli specialismi, in questo tipo di situazione hanno dimostrato come invece, per esempio, dal dialogo tra voi, e ci fa intuire anche solo un piccolo elemento che apre però un mondo, ci fa intuire come davvero l'innovazione nasce solo dagli indisciplinati, da coloro che sono, e io credo che due lo siate un po', due indisciplinati, indisciplinati sì, nel sì. Senso che... Sì, sì. Siamo assolutamente le discipline che travalicano le rispettive discipline, quindi no, sanno ma indisciplinati, anche perché la maggior parte delle cose sono improvvisate. Claudio, io non so mai quale slide mette nei PowerPoint che prepara, e quindi però è interessante, non abbiamo fatto in tempo a mettere una slide che è quella di Pollock. Pollock è proprio lì è l'indisciplinato Pollock che cerca di spiegare il caos, che cerca di spiegare il caos, con le sue opere,
che qualcuno, diciamo, definisce anche un surrealismo, tutto sommato, sono in realtà qualcuno ci vede dentro dei frattali, no? E i frattali rappresentano esattamente questo, cioè il passaggio dal disordine all'ordine. L'immagine che per noi, diciamo, è disordinata, questo moto caotico dell'opera di Pollock, che poi in realtà si traduce in una conoscenza ben precisa di come il colore goccioli lungo una tela. E quindi in realtà cercare di spiegare con una tecnica quello che è il disordine che c'è dentro il nostro universo. Volevo fare una domanda conclusiva, perché ho visto che insomma anche ricorre nei quesiti che arrivano ai nostri schermi. Voi avete parlato in modo molto interessante di intonaci, di biacca, di strumenti tecnici per poi posizionarsi sopra le impalcature, no? Di tecniche di restauro, come i grandi innovatori Giotto, Michelangelo, Caravaggio, Leonardo, Raffaello abbiano lavorato su delle frontiere che appunto interconnettono anche delle nuove scoperte su questi fronti. Ma quali potrebbero essere i futuri scenari di intersezione tra, per esempio, la scienza, realtà aumentata, piuttosto che la chimica per il restauro? Cioè, che cosa vi viene di suggerirci in ambito così del vostro settore per il futuro e per il presente, naturalmente? Allora, per esempio, stanno andando, devo dire, anche un po' di moda, ma sono interessantissime. Anch'io sto cercando un po' di approfondire, oltre lo studio appunto della storia dell'arte, della storia dello stile e delle forme, un po'. Cioè, quello che oggi noi chiamiamo le digital humanities, e cioè le scienze digitali, le scienze moderne legate alle scienze umanistiche, in qualche modo. Per esempio, c'è un'esperienza stupenda, che ormai è anche datata perché è cominciata nel 2010, da parte dell'Università di Cambridge, con un docente che si chiama Donald Cupa, che insomma, tra l'altro, caro amico, è anche delle Marche, perché ha fatto un gemellaggio con una mandorla per le questioni del sisma, se vogliamo, e lui ha ricostruito una chiesa che a Firenze non esiste più. Era la chiesa di Pier Maggiore, dove la National Gallery, ci sono delle opere, tra cui il più grande polittico mai dipinto nella Firenze del 300, alto quasi 6 metri, di Jacopo Dicione, e allora a partire da quello lui è andato a Firenze e nelle case di quella via dove doveva sorgere la navata maggiore della chiesa di San Pier Maggiore, appunto, ha trovato dei puntelli architettonici per ricostruire in realtà aumentata la chiesa intera. Allora noi oggi possiamo vedere in via San Pier Maggiore in realtà una ricostruzione di quello che c'era, e cioè la ricostruzione vera e propria di una realtà che è andata perduta, ma che ci dà senso al nostro passato e al nostro studio. E questo si può fare in tantissime cose, appunto in un affresco che magari mezzo non c'è più perché si è rovinato, piuttosto che in opere d'arte, per ricollocarle nella loro collocazione originale, perché magari è andata perduta perché è cambiata nel tempo. È un affresco medievale, probabilmente era in una chiesa barocca che poi nel 600 avranno rifatto. Allora, questo è un passaggio che è anche una sfida fondamentale. Ora stiamo lavorando, io insomma in realtà poco, ma insomma un'equipe di studiosi sta lavorando a Fabriano per la ricostruzione della cattedrale medievale che è celata sotto quella che Muzziotti tra 1607 e 1617 ha rifatto appunto in epoca barocca. Ma sotto ci sono ancora tutte le tracce della cattedrale medievale, e è uno studio tra lo storico dell'arte, un architetto e una ragazza insomma che fa design, hanno ricostruito e che verrà presentato tra poco a giugno. Ecco, quindi insomma questo è una frontiera della nostra disciplina che chiaramente può essere sviluppata. Per esempio Unicam c'ha tutto, perché c'è architettura, c'è storia dell'arte, c'è chimica, c'è anche informatica, quindi fare un'equipe di studiosi che fa questo per noi, anzi lo stiamo già facendo, è piuttosto facile. Vero Claudio, ho detto tutto giusto? Sì, è tutto giusto. Ci sono quattro, secondo me, settori potenziali molto importanti, almeno per questo territorio. Uno è sicuramente quello dell'utilizzo di tutto ciò che è digitale per rendere maggiormente accessibile le opere d'arte. L'altro è la scoperta di materiali innovativi che consentano
di fare quello che abbiamo detto prima, non solamente di intervenire su un'opera che sta degradando, ma magari di proteggerla. Immaginate un film assolutamente trasparente e diciamo che non impatti per nulla su un'opera e che invece la metta in sicurezza rispetto a quelle che sono le condizioni ambientali. Poi la ricostruzione di opere che non ci sono più, perché il dipinto di Caravaggio di cui Alessandro ha parlato prima, in realtà oggi è perfettamente visibile nella stessa cappella, in quanto grazie ad una fotografia è stato possibile ricostruire, diciamo con non so quanti pixel, questa opera che è esattamente uguale a prima. E poi chiaramente c'è il tema di tutte quelle tecnologie e di tutti quei materiali del passato che spesso venivano anche inventati e utilizzati casualmente. Penso, non l'abbiamo fatto vedere, alla Coppa di Licurgo, che è un esempio incredibile di nanotecnologia. È un vetro che è stato prodotto assolutamente casualmente e non volutamente dai romani, e oggi per riprodurre quelle proprietà è necessario di studiare esattamente l'effetto del vetro che ha proprietà dicroiche, e quindi è necessario studiare fisica, è necessario studiare chimica per conoscere come riprodurre un vetro analogo a quello del vaso di Liguria. Faccio presente che ad oggi di quelle coppe là in tutto il mondo ce ne sono solamente 3, e quindi pensate quale successo sarebbe se uno fosse in grado di riprodurre ad esempio degli oggetti con le stesse proprietà e fosse in grado di farle in maniera sistemica e sistematica. Bene, noi ringraziamo i nostri due ospiti, avremmo davvero il desiderio di tenerli qui tutta la serata, perché quello che hanno mostrato è solo un piccolo squarcio di un percorso che rappresenta una grande sfida per la conoscenza, ma anche per l'innovazione. Vi ringraziamo ancora e vi salutiamo, continuando a chiedervi la presenza, se vi fa piacere, nel nostro canale di Festa di Scienza e Filosofia. Arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. Buonasera. Buonasera.